Gennaro, allora parliamo un po' di questo campionato che è finito. Troppo facile cominciare dal Napoli, dal tuo Napoli, visto che tu vivi da quelle parti. Gennaro, sei andato oltre, cioè sono finiti gli aggettivi per definire questo Napoli. Però, alla fine qualche responsabilità ce l'hanno pure i calciatori. Tu che mi devi difendere spesso. Non c'è responsabilità per i calciatori. Guarda, è ovvio che poi quando succedono queste annate così disastrose, chiamiamole in questo modo, no? Erano 27 anni che una squadra campione d'Italia non arrivasse poi tra le squadre con qualificazione all'Europa. Quindi parliamo veramente di un qualcosa che nessuno si aspettava, però i primi mugugni, i primi problemi sono nati già in ritiro quando si capiva e si percepiva che qualcosa non andava, ma non fino a questo punto qua sicuramente. Spogliatoio mai, Calzona, Garcia, alla fine sono stati discolpati tutti, Mazzarri, alla fine si è capito pure che non era una questione di tecnico, perché comunque Guarda, ma hanno il fatto tecnico male tutti. ci può stare fino a un certo punto. Ci sono stati dei grossi malumori dall'inizio dell'anno, perché poi ovviamente vinci un campionato e cominci con il problema Zielinski, che rifiuta un'offerta importante per rimanere a Napoli, non gli rinnovi il contratto, finisci E diventa la con prima mina vagante. Kvaratskhelia ancora oggi che, nonostante non è stata un'annata di livello, ma è uno dei pochi che si è salvato, no? E non può guadagnare così poco quando poi ci sono giocatori arrivati nel mercato di gennaio, giocatori normali, che guadagnano più di Kvaratskhelia. Sono stati tanti problemi che si sono accumulati l'uno con l'altro e hanno creato questo disastro. Però è mancato l'amor proprio del calciatore. Cioè, alla fine questa stagione danneggerà pure i calciatori, non solo immensamente la società, perché non fare neanche la UEFA è un danno economico difficile pure da calcolare, ma saranno danneggiati anche i calciatori che comunque avranno questa macchia nella loro carriera. Forse continueranno la carriera che stavano facendo, però comunque avranno questa macchia sulla loro Ma carriera. io Appena penso che falliscono di questa nuovo. macchia, oggi parliamo di un calcio che non è più quello di una volta, dove un giocatore affezionato alla maglia, alla tifoseria, alla società e quant'altro. Io penso che parecchi da luglio prenderanno una nuova strada e con Conte ci sarà una rifondazione di quelle Tu ne parli importanti. come un dato acquisito, Conte del Napoli. Lo sto dicendo da più di un mese che Conte è del Napoli, ma lo dico per qualche fonte che mi è arrivata. Ovviamente non faccio giornalista, ne sapete più di me, però qualche buon amico vicino al mister Conte già da un mese mi diceva di questa trattativa e di questa cosa, dove l'allenatore era contentissimo di venire in questa piazza che lui ha sempre ammirato e ha guardato da lontano con stima. Quindi Conte, se tu mi dicevi la stagione scorsa post Spalletti andava creato un percorso di continuazione di progetto tattico, cosa poi non fatta e quant'altro. Certo. Oggi ti dico che l'unico che può salvare questa squadra, che può salvare, perché Napoli se l'anno prossimo non fa le competizioni europee diventa un danno enorme, ma enorme veramente, perché tu quest'anno lo sopperisci con il tesoretto che ci avevi, con la cessione di Osimhen, per acquistare giocatori che non ci aspettiamo che De Laurentiis faccia un mercato scoppiettante, perché non l'ha mai fatto.
anche se viene Conte, il progetto del Napoli è quello, e quello resterà tale. Si accontenterà sui ruoli e sul discorso tattico che lui vuole portare avanti, ma non pensiamo che possa arrivare a Napoli qualche top player, assolutamente. Potrà giocare come fa lui con quella specie 4-2-4 con gli esterni sempre difensivi più che offensivi con gli uomini che ha. Cioè, Ma io penso che la forza quell'4-2-4. di Conte sono gli esterni di solito che gli fanno passare dal 4-4-2 al 4-2-4 Io penso indifferentemente. che Gli avrà porterà fatto la difesa a bene 3 sicuramente. Io penso a Napoli. Dici? che la difesa a 3 sarà quella là che li porterà come E idea. quindi Ma un centrale difensivo arriverà a gennaio, pure 2. pure i due. Ne devi prendere per forza 2. Considerando Ecco. che Juan Jesus è quasi pensionato, i due Nathan e Østigard hanno fallito praticamente, quindi Ma li prenderai al forse, massimo uno. ecco, magari con Conte, giocando con la difesa a 3, potremmo vedere realmente chi è Nathan. Mi spiego meglio. Che secondo me Nathan è un braccetto di sinistra. È uno che nella difesa a 3, come terzo a sinistra, potrebbe rendere in una maniera decisamente migliore di una difesa a 4. E sono sicuro che lui la stagione prossima la possa fare a un buon livello. Nonostante quest'anno il giocatore Non ovviamente ha dimostrato poco. Ostigard, Nathan, su Nathan ti interessi tu? Ti Nathan. Østigard è un interessa più giocatore di lui? che io su Nathan ci punto per la stagione prossima. Østigard invece è uno di quelli che deve entrare nel pacchetto difensivo. Non lo venderei perché per me è un buon giocatore, ma deve stare nel gruppone. A te Il quarto centrale, per ti intenderci. serve il buongiorno che ti possa far fare un salto. Ragmani lo ha fatto in passato anche come centrale di destra, l'ha fatto a Verona prima di arrivare a Napoli. Quindi sicuramente, ecco, un giocatore come Buongiorno del Torino per me potrebbe essere ideale. Ecco, un giocatore che un ottimo Comunque una giocatore. scommessa, Gennaro. Sì, ma tu Non è questo meglio devi prendere. Skriniar? Skriniar Ho dobbiamo capito, ma non è capire meglio poi. Skriniar? Allora, Skriniar dobbiamo capire, non rientra nell'ottica De Laurentiis, secondo me Skriniar. Perché è uno di quelli che ti chiede un botto dal punto di vista economico di cartellino che tu non ti puoi permettere. De Laurentiis preferisce più spendere soldi importanti su un cartellino come quello di Buongiorno, avere un giocatore che sta ancora in una fase di crescita, che non è arrivato al massimo della sua forza e che magari con Conte può arrivare a quel livello là. Perché questo lo dice la storia di De Laurentiis. Infatti, che non è stata rispettata solo quest'anno praticamente. Che Finora non è stata succedeva sempre rispettata questo. solo Chi quest'anno, ma andava a Napoli si valorizzava e faceva la fortuna di ADL. Quest'anno invece i ragazzi che sono arrivati, io sono quest'anno concordo con te, non sono tutti scarsi. Hanno trovato un ambiente pessimo pure per inserirsi. io penso che come ecco, poi dipende dalle annate che si vanno a fare e quant'altro. Però sono sempre sicuro che Lindstrom sia un buon giocatore. Sono sicuro di questo, che sia un buon giocatore, però quando poi allora una cosa è arrivare in un meccanismo collaudato che cammina da solo, che c'è un'identità ben precisa, allora tu metti quel giocatore nello scacchiere, lo integri man mano e quel giocatore ti rende. Ma quest'anno un giocatore che arriva da un altro paese. Allora io faccio sempre degli esempi, no? Quando tu hai un giocatore, allora il Kim e il Kvaratskhelia che hanno un impatto così devastante come è successo l'anno scorso, è difficile poi trovare un altro giocatore ogni anno che ti possa avere quell'impatto. Io sono del parere che Lindstrom è un buon giocatore che deve partire ovviamente il ritiro dal primo giorno con la squadra, ha avuto
quasi un anno di conoscenza col calcio italiano, con il gruppo. La stessa cosa l'anno scorso a Milano si è criticato tantissimo l'acquisto di De Ketelaere, no? Che non era un giocatore pronto per il Milan, non era De Ketelaere. Quest'anno a Bergamo ha dimostrato di essere un giocatore importante. Che vale quanto è stato Io pagato? quando vado a prendere un giocatore dall'estero, io gli devo dare comunque qualche mese per ambientarsi, conoscenza di un nuovo calcio, conoscenza della lingua, conoscenza tattica, che noi in Italia comunque tatticamente siamo completamente diversi dal resto del mondo. Cioè è normale che io a un giocatore gli devo fare un percorso. Perciò dico, mi appello al discorso di Kvaratskhelia e Hakimi dell'anno scorso. L'anno scorso si era creata talmente un'alchimia tra allenatore, tra squadra, tra società, tra popolo, una cosa assurda. Però non è che può succedere sempre questo, che il primo acquisto che faccio a luglio mi rende a 1.000 dopo 15 giorni. Senti, Gennaro, Kvara rimane. Io penso di sì, a meno che non arriva un'offerta talmente folle. Accontentato, almeno con 4 milioni invece di 1,3. Sì, a parte che adesso va assolutamente accontentato il giocatore perché se lo merita, perché anche nella partita vista ieri con Lecce era uno dei pochi che veramente ha sudato la maglia ed era lì in campo Alla perché fine ha voleva fatto 11 vincere. gol quest'anno, uno in meno Esatto, dell'anno scorso. Non è che ha completamente sfigurato, voglio dire. quindi sicuramente poi è ovvio che si arriva E Conte può essere uno stimolo per lui a rimanere, probabilmente. assolutamente. Assolutamente. Oggi si parlava anche di Lorenzo che possa andare via, no? L'ha detto pure il suo Ma procuratore. io questo volevo chiederti: questo Di Lorenzo di quest'anno davvero può andare all'Inter o alla Juve? Allora, se noi mettiamo singolarmente i giocatori del Napoli messi quest'anno, sembrano Non tutti vanno quanti nessuna scarsi, parte. ma non è così, ovviamente. Non è così. Di Lorenzo è un signor giocatore. Però è sempre una scommessa per chi li prende, perché comunque ripetere l'anno dello scudetto sarà difficile per tutti pure. Ripetere l'anno dello scudetto è difficile per tutti, però Di Lorenzo ha fatto 4 anni da top. Cioè non è stato solo l'anno dello scudetto, Di Lorenzo ha fatto 4 anni da giocatore importante, importante. Quindi quest'anno ovviamente non era semplice la pressione, il cambio allenatore, magari lui doveva metterci un po' di personalità in più in certe situazioni, però io sul giocatore non lo discuto. Io penso che Conte inciderà tanto sulla sua permanenza a Napoli. E cercherà di trattenerlo in qualche modo. Secondo me sì. Secondo me sì, perché se andiamo a vedere nell'idea di Conte, Di Lorenzo è uno di quei giocatori imprescindibili. Sì, sull'esterno in effetti può fare proprio lo scopo di Conte. Senti, Gennaro.